Mister Scorrano, finisce 1-1 tra Davoli e Roggiano, una bella partita, abbiamo visto un buon Davoli contro una buona squadra, il Roggiano, che fino a questo, fino ad oggi era secondo in classifica. Sì, abbiamo fatto una partita importante contro una squadra veramente forte, il Roggiano, con grandi individualità, e siamo stati sfortunati nell'occasione del gol. Con questa squadra io l'avevo detto, dobbiamo stare attenti nel non prendere gol, perché abbiamo l'occasione prima o poi, o su una palla inattiva o su un'altra situazione, noi riusciamo a sbloccarla, quindi giochiamo concentrati e determinati. L'interessante è l'impatto l'avevamo presa bene, ce la siamo giocata a viso aperto. È un peccato perché poi ci ha annullato pure un gol alla fine, che non è che mo stiamo, vabbè, non recriminiamo sull'arbitro, però il gol era regolare. Il rigore, secondo me, se lo dai è giusto, perché non è che tu ce l'hai regalato il rigore, non vedo il motivo di dover annullare il gol alla fine. Però è stata una partita a viso aperto, come ho detto prima, la squadra è viva. Siamo un po' sfortunati in determinati frangenti, perché sul lancio lungo del portiere abbiamo preso un gol, su un rimpallo ci è andato un po' male, però piano piano c'è da lavorare come stiamo lavorando, prima o poi ce la giocheremo fino alla fine. Una buona decisione arbitrale nel primo tempo, veramente diretta bene dall'arbitro, ha lasciato un po' di desiderare su qualcosa nel secondo tempo, ma alla fine io penso che non abbia influito sul risultato, anche perché, come dicevi, sulla rete annullata aveva fischiato prima che il pallone entrasse in rete, quindi c'era qualcosa che era stato segnalato, quindi non penso, secondo noi, che si tratti di rete annullata. No, ma Palmieri è un buon arbitro, l'abbiamo avuto pure a Rossano, oggi non è che ha arbitrato male, onestamente, anzi ha fatto sta scelta, non è che io mi metta ad obiettare sulla scelta che ha fatto, ma ha fischiato, come avevi tu, ha fischiato prima, ma non è che ci ha dato una spiegazione il motivo perché ha fischiato. Lui ha detto c'è stato fallo, ma di chi? E questo, però comunque ormai è andata, in sé per sé ha arbitrato bene, è un buon arbitro e non mi lamento degli arbitri, onestamente. Maurizio Perrelli, il mister del Roggiano, un po' di amaro in bocca, mister? Beh, sicuramente ci avevamo creduto in questa vittoria, e visto come onestamente è venuto il gol, ci dispiace tantissimo. È chiaro che questa squadra oggi, oltre al Roggiano, il Davoli ha dimostrato di essere una buona squadra che sa giocare a calcio, ha provato onestamente a vincere la partita come noi. È chiaro che il risultato ci può stare, anche se a noi onestamente, visto l'episodio del gol, ci sta un attimino stretto. Beh, in campo si è vista una bella partita, due belle squadre che hanno giocato a viso aperto, tutte e due volevate la vittoria, specialmente voi, oggi per voi dovevano essere 3 punti, anche in vista della partita domenica prossima contro la prima della classe, contro il Trebisacci. Sì, ha inquadrato perfettamente il discorso, nel senso che loro hanno provato, noi abbiamo giocato per vincere, abbiamo trovato, ripeto, una buona squadra che ha provato anche lei a vincere, e quando la partita è così è chiaro che ne guadagna lo spettacolo, e chi ha visto la partita si è divertito. È chiaro che per noi lascia l'amaro in bocca, perché ritengo che forse avevamo fatto una partita quasi perfetta. Il quasi va levato giusto, perché va ammesso, perché nell'episodio di rigore, se eravamo più pronti nella respinta, potevamo arrivarci noi prima anziché loro. Mister, pensa che il risultato di domenica prossima possa dire la sua su questo campionato? Ma diciamo che loro hanno il vantaggio, quindi non possiamo nasconderci. Noi d'altro canto ci proveremo fino alla fine, e ogni partita la giocheremo per vincere tutte. Quindi il cammino è ancora lungo. Loro hanno il vantaggio, però io nel calcio ne ho viste tante, quindi sono convinto che ancora potrà riservare qualche sorpresa. È chiaro che domenica non possiamo fare altrimenti che vincere. Ecco, alla fine c'è stato l'infortunio del portiere, ci può dire qualcosa anche in virtù della prossima partita casalinga? Ma infatti, oltre al danno, onestamente c'è stata la beffa, perché si è fatto male alla caviglia, adesso c'è la gonfia, è chiaro che dobbiamo fare accertamenti.
E quello che mi dispiace sull'episodio è che il portiere si è fatto male, ha perso, io ho cronometrato almeno 3-4 minuti e poi l'arbitro mi ha dato 3 minuti di recupero, ma non solo a me, al Davolo, ha penalizzato due squadre che volevano vincere fino alla fine e onestamente non ci ha permesso quegli altri 2 minuti, 3 che ci potevamo giocare a viso aperto. Poi il risultato ritengo possa essere anche giusto, anche se sull'episodio del rigore c'è qualche dubbio, nel senso che onestamente sembrava fuori aria il fallo.